Buonasera carissimi amici e telespettatori di Telepace. Ci troviamo nella Paolo Fuori le mura per assistere ai primi vespri della solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, presiedute dal Santo Padre Benedetto XVI. La processione d'ingresso con il Santo Padre in questi momenti sta avvicinandosi all'altare della confessione nella Basilica di San Paolo, dove si trova la tomba dell'Apostolo delle Genti. Così, con questi primi vespri, si inizia la solennità dei santi patroni di Roma e allo stesso tempo, come dice la tradizione, le colonne della Chiesa. Questa Chiesa che è fondata sulla roccia di Pietro, tu sei Pietro e su questa roccia io stabilirò la mia Chiesa. Questo Pietro che domani troveremo nella sua basilica, nella celebrazione dell'Eucaristia presieduta dal Santo Padre Benedetto XVI, nella quale conferirà e imporrà il pallio ai nuovi metropoliti. 46 sono quelli che concelebreranno domani con il Santo Padre, più altri 5 che riceveranno il pallio nelle proprie sedi. Vediamo che il Santo Padre si dirige alla cattedra, alla sede dove lui presiderà con tutta l'assemblea davanti alla confessione a questi primi vespri della solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo. Perché nella Basilica di San Paolo? Perché il pa Santo Padre ha deciso di promulgare un anno dedicato a poiché la tradizione dice che tra gli anni 7 e 10 dell'era cristiana l'Apostolo nacque.
Laudate Dominum omnes gentes, collaudate eum omnes populi. Uniam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in eternum. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Tu es vas electionis, sancte Oh.
Preghiamo. Dio misericordioso ed eterno, che hai inviato il tuo Figlio nel mondo come luce delle genti e salvatore di tutti i popoli della terra, fa che tutte le nazioni sulle quali hai effuso il tuo Spirito Santo riconoscono per la predicazione degli Apostoli sempre viva nella Chiesa l'immensità del tuo amore di Padre e la incrollabile fedeltà alle tue promesse, e tutti insieme lodino il tuo nome santo per Cristo nostro Signore. Frumenti satiat te. Qui emite te laudium sum terre, velocine curi reguneus. Qui dat niven sicut lanam, bruinam sicut cineren spargi. Cristallum suam sicut vocelas, ante faciem frigoris eius qui sustinemi. Emitet verbum suum et liquefaciet ea, flabit spiritus eius et fluent aquae. Qui annus fiat verbum solium, justitia et judicia sua Israel. Non fecit aliter omni nationi, et judicia sua non manifestavit eis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Tu eres superam petra, edificabo ecclesia mea. Preghiamo, donaci, o Padre, di abitare sereni e sicuri nella tua santa dimora, edificata sul fondamento degli Apostoli, assemblea da te convocata per ascoltare la tua parola e contemplare come dono del tuo amore l'opera della creazione, e fa
che insieme a tutti i tuoi figli dispersi nel mondo possiamo godere del dono della tua pace e della gioia del tuo regno per Cristo nostro Signore. Benedictus est Pater, Domini nostri Jesu Christi, qui benedixit nos in omni benedictione spiritali, in celestibus in Christo. Sicut elegit nos in ipso ante mundi constitutionem, ut essemus sancti et immaculati in conspectu eius in caritate. Tu predestinavit nos in adoptionem filiorum per Iesum Christum in ipsum secundum beneplacitum voluntatis suae. In laudem gloriae gratiae suae, in qua gratificavit nos in dilecto, in qua habemus redemptionem per sanguinem eius, remissionem peccatorum. Secundum divitias gratiae eius, qua superabundavit in nobis, in omni sapientia e prudentia, notum faciens nobis mysterium voluntatis suae, secundum beneplacitum eius. Quod proposuit in eo, in dispensationem plenitudinis temporum, recapitulare omnia in Christo, quae in celis et quae in terra. Tu es Christus, Filius Dei.
Preghiamo. Dio onnipotente, che hai rivelato e compiuto il tuo disegno di amore in Cristo tuo Figlio e Signore nostro, venuto fra noi nella pienezza dei tempi, fa che mediante la predicazione del Vangelo la tua Chiesa, edificata sugli Apostoli e presente in tutte le nazioni della terra, contribuisca con la potenza dello Spirito a realizzare il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, all'ode e gloria della tua grazia, per Cristo nostro Signore. Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per annunziare il Vangelo di Dio che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture riguardo al Figlio suo, a quanti sono in Roma, amati da Dio e santi per vocazione. Grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Signori cardinali, venerati fratelli nell'Episcopato e nel sacerdozio, cari fratelli e sorelle, in questi primi vespri della solennità dei Santi Pietro e Paolo facciamo grata memoria di questi due apostoli, il cui sangue, insieme a quello di tanti altri testimoni del Vangelo, ha reso feconda la Chiesa di Roma. Nel loro ricordo sono lieto di salutare tutti voi, cari fratelli e sorelle, a cominciare dal signor Cardinale Arciprete e dagli altri cardinali e vescovi presenti, dal Padre Abate e dalla comunità benedettina cui è affidata questa basilica, fino agli ecclesiastici, alle religiose e ai religiosi e ai fedeli laici qui convenuti. Un saluto particolare dirigo alla delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli che ricambia la presenza della delegazione della Santa Sede ad Istanbul in occasione della festa di Sant'Andrea. Come ho avuto modo di dire qualche giorno fa, questi incontri e iniziative non costituiscono semplicemente uno scambio di cortesie tra chiese, ma vogliono esprimere il comune impegno di fare tutto il possibile per affrettare i tempi della piena comunione tra l'Oriente e l'Occidente cristiani. Con questi sentimenti mi dirigo con deferenza ai metropoliti Emmanuel e Gennadios, inviti dal caro fratello Bartolomeo I, al quale rivolgo un pensiero grato e cordiale. Questa basilica, che ha visto eventi di profondo significato ecumenico, ci ricorda quanto sia importante pregare insieme per implorare il dono dell'unità, quell'unità per la quale San Pietro e San Paolo
hanno speso la loro esistenza sino al supremo sacrificio del sangue. Un'antichissima tradizione che risale ai tempi apostolici narra che proprio a poca distanza da questo luogo avvenne l'ultimo loro incontro prima del martirio. I due si sarebbero abbracciati benedicendosi a vicenda. E sul portale maggiore di questa basilica essi sono raffigurati insieme con le scene del martirio di entrambi. Fin dall'inizio dunque la tradizione cristiana ha considerato Pietro e Paolo inseparabili l'uno dall'altro, anche se è per ciascuno una missione diversa da compiere. Pietro per primo confessò la fede in Cristo. Paolo ottenne in dono di poterne approfondire la ricchezza. Pietro fonda la prima comunità dei cristiani provenienti dal popolo eletto. Paolo divenne apostolo dei pagani. Con carismi diversi operarono per un'unica causa, la costruzione della Chiesa di Cristo. Nell'ufficio delle letture, la liturgia offre alla nostra meditazione questo noto testo di Sant'Agostino. Un solo giorno è consacrato alla festa dei due apostoli, ma anche essi erano una cosa sola. Benché siano stati martirizzati in giorni diversi, erano una cosa sola. Pietro precedette, Paolo seguì. Celebriamo perciò questo giorno di festa consacrato per noi dal sangue degli apostoli. E San Leone Magno commenta dei loro meriti e delle loro virtù superiori a quanto si possa dire: nulla dobbiamo pensare che li opponga, nulla che li divida, perché l'elezione li ha resi pari, la fatica simile e la fine uguali. A Roma il legame che accomuna Pietro e Paolo nella missione ha assunto sin dai primi secoli un significato molto specifico. Come la mitica coppia di fratelli Romolo e Remo, ai quali si faceva risalire la nascita di Roma, così Pietro e Paolo furono considerati i fondatori della Chiesa di Roma. Dice in proposito San Leone Magno, rivolgendosi alla città: sono questi i tuoi santi padri, i tuoi veri pastori, che per farti degna del regno dei cieli hanno edificato molto più bene e più felicemente di coloro che si adoperarono per gettare le prime fondamenta delle tue mura. Per quanto umanamente diversi l'uno dall'altro, e benché il rapporto tra di loro non fosse esente da tensioni, Pietro e Paolo appaiono dunque come gli iniziatori di una nuova città, come concretizzazione di un modo nuovo e autentico di essere fratelli, reso possibile dal Vangelo di Gesù Cristo. Per questo si potrebbe dire che oggi la Chiesa di Roma celebra il giorno della sua nascita, già che i due apostoli ne posero le fondamenta. Ed in oltre Roma oggi avverte con più consapevolezza quale sia la sua missione e la sua grandezza. Scrive San Giovanni Crisostomo che il cielo non è splendido quando il sole diffonde i suoi raggi, come lo è la città di Roma, che irradia lo splendore di quelle fiaccole ardenti per tutto il mondo. Questo è il motivo per cui amiamo questa città,
per queste due colonne della Chiesa. Dell'Apostolo Pietro faremo memoria particolarmente domani, celebrando il divin sacrificio nella Basilica Vaticana, edificata sul luogo dove egli subì il martirio. Questa sera il nostro sguardo si volge a San Paolo, le cui reliquie sono custodite con grande venerazione in questa basilica. All'inizio della lettera ai Romani, come abbiamo ascoltato poco fa, San Paolo saluta la comunità di Roma presentandosi quale servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione. Utilizza il termine servo, in greco doulos, che indica una relazione di totale e incondizionata appartenenza a Gesù il Signore e che traduce l'ebraico ebed, alludendo così ai grandi servi che Dio ha scelto e chiamato per un'importante e specifica missione. Paolo è consapevole di essere apostolo per vocazione, cioè non per autocandidatura né per un incarico umano, ma soltanto per chiamata ed elezione divina. Nel suo epistolario più volte l'Apostolo delle Genti ripete che tutto nella sua vita è frutto dell'iniziativa gratuita e misericordiosa di Dio. Egli fu scelto per annunciare il Vangelo di Dio, per propagare l'annuncio della grazia divina che riconcilia in Cristo l'uomo con Dio, con se stesso e con gli altri. Dalle sue lettere sappiamo che Paolo fu tutt'altro che un abile parlatore, anzi, condivideva con Mosè e con Geremia la mancanza di talento oratorio. La sua presenza, dice nella tua seconda lettera ai Corinzi, fisica è debole e la parola dimessa. Così dicevano i suoi avversari. Gli straordinari risultati apostolici che poté conseguire non sono pertanto da attribuire ad una brillante retorica o a raffinate strategie apologetiche e missionarie. Il successo del suo apostolato dipende soprattutto da un coinvolgimento personale nell'annunciarne il Vangelo con totale dedizione a Cristo, dedizione che non temette rischi, difficoltà e persecuzioni. Né morte né vita, scriveva ai Romani, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Da ciò possiamo trarre una lezione quanto mai importante per ogni cristiano. L'azione della Chiesa è credibile ed efficace solo nella misura in cui coloro che ne fanno parte sono disposti a pagare di persona la loro fedeltà a Cristo in ogni situazione. Dove manca tale disponibilità, viene meno l'argomento decisivo della verità da cui la Chiesa stessa dipende. Cari fratelli e sorelle, come all'inizio, anche oggi, Cristo ha bisogno di apostoli pronti a sacrificare se stessi. Ha bisogno di testimoni e di martiri come San Paolo, un tempo persecutore violento dei cristiani, quando sulla via di Damasco cadde a terra abiliato dalla luce divina, passò
senza esitazione dalla parte del crocifisso e lo seguì senza ripensamenti. Visse e lavorò per Cristo. Per lui soffrì e morì. Quanto attuale è oggi il suo esempio. E proprio per questo sono lieto di annunciare ufficialmente che l'Apostolo Paolo dedicheremo uno speciale anno giubilare dal 28 giugno 2008 al 29 giugno 2009 in occasione del bimillenario della sua nascita dagli storici collocata tra il 7 e il 10 d.C. Questo anno paolino potrà svolgersi in modo privilegiato a Roma, dove da 20 secoli si conserva sotto l'altare papale di questa basilica il sarcofago che per concorde parere degli esperti ed incontrastata tradizione conserva i resti dell'Apostolo Paolo. Presso la basilica papale e presso la tigua omonima abbazia benedettina potranno quindi avere luogo una serie di eventi liturgici, culturali ed ecumenici, come pure varie iniziative pastorali e sociali, tutte ispirate alla spiritualità paolina. Inoltre, una speciale attenzione potrà essere data ai pellegrinaci che da varie parti vorranno recarsi in forma penitenziale presso la tomba dell'Apostolo per trovare giovamento spirituale. Saranno pure promossi convegni di studio e speciali pubblicazioni sui testi paolini per far conoscere sempre meglio l'immensa ricchezza dell'insegnamento in essi racchiuso, vero patrimonio dell'umanità redenta in Cristo. Inoltre, in ogni parte del mondo, analoghe iniziative potranno essere realizzate nelle diocesi, nei santuari, nei luoghi di culto da parte di istituzioni religiose, di studio e di assistenza che portano il nome di San Paolo e che si ispirano alla sua figura e al suo insegnamento. C'è infine un particolare aspetto che dovrà essere curato con singolare attenzione durante la celebrazione dei vari momenti del bimillenario paolino. Mi riferisco alla dimensione ecumenica. L'Apostolo delle genti, particolarmente impegnato a portare la buona novella a tutti i popoli, si è totalmente prodigato per l'unità e la concordia di tutti i cristiani. Voglia egli guidarci e proteggerci in questa celebrazione bimillenaria, aiutandoci a progredire nella ricerca umile e sincera della piena unità di tutte le membra del corpo mistico di Cristo. Amen. Loquebantur apostoli verbum Dei, confiducia.
resurrectionis Iesu Christi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Loque vantur apostoli verbum Dei. Potentialim gratio suo, dispersi super vos mente corvis sui. Thank you.
locutus est ad patres nostros. Abraham et semini eius in saecula. Christum quae ecclesiam suam super fundamentum apostolorum et profetarum edificavit, fidenter de precemur. Recordare Domine ecclesiae tuae. Il Papa in latino, rivolgiamo la nostra preghiera umile e fiduciosa al Cristo, Signore, che ha fondato la sua Chiesa sul fondamento degli apostoli e dei Hai chiamato Simone il pescatore perché divenisse pescatore di uomini. Non cessare di scegliere operai del Vangelo perché siano salve tutte le genti. Ricordare Domine ecclesiae tue Kyrie eleison. Hai placato il lago in tempesta, perché i tuoi discepoli non fossero sommersi. Difendi la tua Chiesa dagli errori e dalle inquietudini che sconvolgono la faccia della terra. Ricordare Domine ecclesiae tue Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dopo la risurrezione hai radunato i discepoli intorno a Pietro. Proteggi il nostro Papa benedetto e raccogli il tuo popolo nell'unità e nella pace. Ricordare Domine ecclesiae tue Kyrie eleison. Hai mandato l'Apostolo Paolo ad annunziare il Vangelo ai pagani. Fa che la parola di salvezza sia predicata ad ogni creatura. Ricordare Domine
Ecclesiae tuae, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Hai affidato all'Apostolo Pietro le chiavi del tuo regno. Apri le porte del cielo a coloro che in vita si sono affidati alla tua misericordia. Recordare, Domine, ecclesiae tuae, Kyrie eleison. Et nunc nostras voces cum voce Christi, fratres primogenitis sociantes, filiorum adoptionis in uno spiritu precem dicamus. Pater noster, qui es in cernis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater noster quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inductas in tentatione, sed libera nos a malo. Da nobis quesumus, Domine Deus nostro. Signore Dio nostro, che con la predicazione dei santi apostoli Pietro e Paolo hai dato alla Chiesa le... Per loro intercessione vieni in nostro aiuto e guidaci nel cammino della salvezza eterna. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. E ci disponiamo ora a conclusione della celebrazione a ricevere la benedizione del Santo Padre. Benedicat vobis Dominus et custodiat vos. Illuminet faciem suam super vos et miseriator vestri. Convertat vultum suam ad vos et donet vobis suam pacem. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen. Ite in pace. E con la benedizione del Santo Padre è finito questa celebrazione, finita questa celebrazione dei primi vespri della solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo.
nella quale, come avete ascoltato alla fine dell'omelia, il Santo Padre diceva: sono lieto di annunziare ufficialmente che all'Apostolo Paolo dedicheremo un speciale anno giubilare, dal 28 giugno 2008 al 29 giugno 2009, in occasione del bimillenario della sua nascita, perché, diceva il Santo Padre, dagli storici collocata tra il 7 e il 10 d.C. E allora il Santo Padre ci ha invitato a tutti a dedicare quest'anno per riflettere soprattutto sulla figura dell'Apostolo e sulla dottrina dell'Apostolo Paolo. Questo Paolo che non può andare per conto suo, sino che è strettamente unito alla figura anche di Pietro. Ce l'ha detto il Santo Padre nella omelia di oggi, citando l'ufficio delle letture di domani. La liturgia, diceva il Santo Padre, offre alla nostra meditazione questo noto testo di Sant'Agostino, è consacrato alla festa dei due apostoli, ma anch'essi erano una cosa sola. Benché siano stati martirizzati in giorni diversi, erano una cosa sola. Pietro precedette, Paolo seguì. Dia progresso nella comunione, motivo anche per sostenere con la preghiera questo difficile e meraviglioso cammino. Tutto questo è dunque il cuore dell'anno paolino che cominceremo a vivere tra un anno, nel 2008. Mentre quest'anno, lo ricordo ancora, si festeggia e si ricorda ed è una comunione tra i tempi della Chiesa importante, quello che ci riporta al 1967, quando in questo medesimo giorno Papa Paolo VI indiceva invece un anno della fede a ricordo del 19° anniversario centenario del martirio dei due santi Pietro e Paolo, che sono stati ricordati dal Papa nel corso della sua omelia. Immagini che ci riportano alla Basilica di San Paolo fuori le mura, ove il Papa ha presieduto poco fa i primi vespri nella solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo. Figli e fratelli carissimi, ricordava Paolo VI, ed è anche un'esortazione con la quale possiamo concludere questa nostra diretta. Noi ricordiamo, noi celebriamo questa nascita della Chiesa nella parola e nel sangue degli apostoli mediante un esplicito, convinto e cordiale atto di fede. Un anno intero questo pensiero, questo proposito riempirà i nostri animi, sarà l'anno della fede. Ecco, il Papa ha chiesto che da quell'anno della fede, particolarmente risulta appropriato e saranno verso questo anno coinvolti il nostro pensiero e il nostro animo, sarà quello dell'anno paolino, che il Papa ha detto proprio forse anche inaspettatamente, ricordando quell'anno particolare che invece fu indetto da Paolo VI 40 anni fa. L'appuntamento dunque è per domani alle 9.30 nella Basilica Vaticana, la Basilica di San Pietro, per seguire la solenne celebrazione della Santa Messa a partire dalle 9.30 e poi anche all'interno della stessa celebrazione anche la imposizione dei palli ai nuovi arcivescovi, e sono oltre 40 quelli che saranno presenti domani, 46 esattamente, nella Basilica di San Pietro per questo omaggio di particolare fedeltà nei confronti del Sommo Pontefice. Un ringraziamento ai tecnici del Centro Televisivo Vaticano e della Radio Vaticana. L'appuntamento è per domani alle 9.30 nella Basilica di San Pietro, mentre ancora nelle immagini che ci giungono dalla Basilica di San Paolo vediamo il Papa intrattenersi con l'arciprete della Patriarcale Basilica di San Paolo, che è il Cardinale Luca, appunto il Cardinale Montezemolo, e ancora immagini che ci giungono dall'interno. Un cordiale saluto e una buona serata da Luca Pellegrini.